piccolino, no? Sì. Questa la facciamo con quell'altro sistema concentrica. Si arrotolano uno intorno all'altro. Pitta in chiusa, un consata e mo la mangiamo, a infornamo e poi la mangiamo. Beh, diciamo 20-25 minuti. Bella, quanto mi piace più di quell'altra. Dovrebbe essere un dolce di origine araba, non lo so, immagino io che, conoscendo come i dolci saldi, essendo nel Nord Africa, appunto, usano molto. Tutte queste spezie, questi ingredienti un po' mediterranei, la zona presilana che affaccia sullo Ionio, nel Golfo di Squillace, cioè 3-4 paesi che originariamente facevano questa cosa: Sersale, Taverna, Cervia e Petronà, forse San Giovanni in Fiore, questo non lo so se San Giovanni in Fiore l'ha fatto. Antonio, quando io ero piccolo, non c'era, stava in Africa, prigioniero degli inglesi. Prigioniero civile, che insomma non è che... Dunque, se tu sei del 42... Lui è tornato nel 48. Io per i primi 6 anni della mia vita mio padre non l'ho conosciuto. Non è che era funaro. L'ho raccontato, lui stava in America. Era il tempo in cui si emigrava in America. E stava in America e è tornato in Italia come per portarsi forse la famiglia, perché aveva già i figli. Come è tornato, gli è arrivata la cartolina di precetto per la guerra, per la militare, è dovuto andare in guerra, perché c'era la guerra del 15-18. No, lui è tornato in Italia per portarsi la famiglia, mentre stava qui, gli è arrivata la cartolina precetto, si chiamava, veniva precettati, no? per partire, per andare militare, che veniva arruolato. E poi è partito per la guerra, è andato a fronte, a nord. Però è stato fatto prigioniero degli austriaci e poi prigioniero non è più tornato, è morto nel campo di prigionia. E poi almeno questo è quello che so io, raccontato da zio Mico. Nonno non ne parlava, io non mi ricordo mai che parlava, io almeno non me lo ricordo, che parlava del marito e nemmeno nonna Teresa. Luca, ti volevo dire oggi, no? Sono andato lì a Trastevere. Adesso quando sarò un po' più in pace devo fare tutte queste cose. Allora, hai visto Piazza in Piscino, la sai qual è, no? No. Come no? Quando attraversi l'isola di Berita, sì. Passi dall'altra parte del Lungotevere, scendi con le scalette e lì c'è la Piazza in Piscino, bellissima. Sì. La scarpetta che passa a sinistra, tu vai giù e c'è una piazza, no? Quella piazza si chiama Piazza in Piscina. Ci sono due ristoranti grandi, ci sono un sacco di roba. Oh, non ti dico, c'è una chiesa fantastica, una chiesetta piccola che si chiama San Benedetto in Piscina, che pare che fosse il primo posto dove San Benedetto ha fatto meditazione, insomma, ascesa, eccetera. La piccola, ma di una bellezza unica, 3 navate, con 2 navatelle piccole, tutte con colonne di spoglio originarie dell'epoca romana, no? Come si faceva nel Medioevo, la chiesa dovrebbe essere sorta nel 600-700. E tu non la conoscevi? Mai, non la conoscevo, dice dello passato. Ma Roma è così, come? Comunque, vedi, il segreto l'avrei capito, noi è tutto a farla fine la pasta, no?